Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato tre disegni di legge di grande importanza, che segnano alcune delle misure più importanti nel programma di governo. Un disegno di legge che prevede una delega al governo in materia di contrasto alla povertà, riordino delle prestazioni e interventi sui servizi sociali. Utilizza le risorse messe a disposizione dalla legge di stabilità e consente di costruire in Italia strumenti di contrasto alla povertà di cui in linea con il potenziamento del sistema di welfare che è nel programma di governo. Il secondo disegno di legge riguarda misure per la tutela del lavoro autonomo, e qui pensiamo in particolare, ma non solo, naturalmente, ai giovani a partita IVA, ma più in generale il mondo del lavoro autonomo. Sono misure che estendono le tutele che abbiamo cominciato ad ampliare attraverso il Jobs Act, portano anche il mondo del lavoro autonomo, si rivolgono al mondo del lavoro autonomo per estendere tutele importanti che oggi mancano nel nostro Paese. Il terzo disegno di legge, che è stato approvato oggi, prevede una delega al Governo in materia di cinema, audiovisivi, spettacolo dal vivo, secondo una linea di potenziamento degli interventi sulla cultura, sullo sviluppo, lo sviluppo culturale e civile del nostro Paese, artistico, che anche questi fanno parte integrante del programma di governo. Su questi provvedimenti intervengono il Ministro Giuliano Poletti e il Ministro Dario Franceschini. Cominciamo, Giuliano, dai due disegni di legge su misure di contrasto alla povertà e misure di tutela per il lavoro autonomo. Bene, buonasera. Questa norma delega riferita alle problematiche sociali, in particolare al tema del contrasto alla povertà, è strettamente connessa a quanto deciso in legge di stabilità. Legge di stabilità abbiamo istituito il fondo per la lotta al contrasto alla povertà e l'inclusione e contemporaneamente abbiamo definito che questo fondo viene utilizzato avendo costruito un piano nazionale per la lotta alla povertà e per l'inclusione sociale. Questo significa che questo obiettivo si realizza sulla base di una riflessione strutturata sulla situazione della povertà nel nostro Paese, tenendo conto che quando parliamo di povertà parliamo di cose molto diverse contemporaneamente, per cui abbiamo un problema di ordine economico naturalmente, ma anche di povertà di occasioni o di povertà dal punto di vista dei percorsi, ad esempio per i giovani, per l'infanzia, sul versante educativo. Quindi stiamo riflettendo su una materia molto complessa che quindi non ha bisogno solo di uno strumento finanziario di sostegno, ma ha bisogno di un impianto culturale, di una idea e della costruzione di una strumentazione, quindi di una infrastruttura organizzativa capace di gestire le politiche. Questa legge delega integra il fatto che noi abbiamo definito il Fondo Nazionale per la Lotta alla Povertà, abbiamo definito il piano come lo strumento che definisce gli obiettivi. Oggi, attraverso la legge delega, decidiamo di istituire una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuato come livello essenziale delle prestazioni, quindi un diritto per i cittadini, da garantire su tutto il territorio nazionale, basata sul principio dell'inclusione attiva, quindi che prevede la predisposizione per i beneficiari di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa sostenuta dall'offerta di servizi alla persona. Quindi avremo un intervento, diciamo, su due binari, un sostegno al reddito e una presa in carico che tende a far sì che la persona, la famiglia, il nucleo in condizione di povertà possa uscire da quella condizione. E quindi non partiamo dall'idea che chi utilizzerà
quello strumento di sostegno al reddito lo farà in maniera stabile e permanente, perché il nostro obiettivo è produrre la condizione di fuoriuscita da quella condizione. Questa misura, dicevo, è volta a superare la logica dell'assistenza passiva, introducendo appunto il principio dell'attivazione finalizzata all'inclusione sociale e lavorativa. Naturalmente su questo versante lavoreremo in collaborazione con tutto quel mondo del volontariato, del terzo settore, pensiamo all'alleanza per la lotta alla povertà, cioè c'è nel nostro paese un mondo che ha molto pensato ed elaborato, e noi nella stesura della delega ci siamo molto riferiti a questa esperienza e anche nella sua gestione ci riferiremo a questo rapporto. Questo tema viene completato dalla razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale che sono già oggi sottoposte alla prova dei mezzi, cioè alla verifica del reddito dell'interessato. Sono chiaramente escluse da questa razionalizzazione le prestazioni riferite alla disabilità. Quindi noi stiamo parlando di politiche sociali e di lotta alla povertà, quindi tutti i trattamenti che fanno riferimento alla disabilità sono esclusi da questa materia, per evitare di fare confusione tra istituti che a volte, essendo gestiti in termini previdenziali, adesso per dire, o dall'INPS come istituto che li gestisce, c'è il rischio di confondere una cosa con l'altra. Le questioni che fanno riferimento alla disabilità non sono, non vengono interessate da questo intervento. C'è una ipotesi di riordino della normativa in materia di interventi e di servizi sociali al fine di superare la frammentarietà delle misure e degli interventi secondo principi di equità ed efficacia nell'accesso e nell'erogazione delle prestazioni. È il tema che dicevo prima, noi abbiamo bisogno di costruire anche un'infrastruttura organizzativa unitaria. Quindi sappiamo che sulle politiche sociali c'è un intervento degli enti locali, c'è un intervento di varie forme, la dimensione europea, piani nazionali e piani regionali, quindi costruiremo una strumentazione ordinata, una governance trasparente che consentirà ad ogni soggetto di sapere in quale parte, punto del processo è in grado di intervenire. Noi sappiamo che questo sforzo avrà un buon risultato se riusciremo a mobilitare le risorse delle comunità locali. Noi non possiamo pensare di immaginare una soluzione di un tema così complesso come la lotta alla povertà senza avere, tra virgolette, a bordo la nostra società, che vuol dire l'associazionismo, il volontariato, ma vuol dire anche tutti gli uffici dello Stato periferici. Faccio un esempio banale. Una larga parte dei problemi di povertà dipendono dalla mancanza di lavoro. È piuttosto ovvio che questo tema fa parte delle politiche attive per il lavoro che stiamo costruendo, e quindi nel momento in cui noi si costruisca una strumentazione come ANPAL che si occupa di politiche attive, inevitabilmente dovrà dialogare con chi si occupa delle politiche sociali se vogliamo che il lavoro diventi una risposta al tema del... Quindi la trasversalità, la complessità è la matrice di questa scelta, ma io credo che abbia un grande valore e una grande importanza. Il secondo tema che affrontiamo riguarda la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e quella per il lavoro, l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato. Stiamo parlando di lavoro autonomo e cerchiamo di, uno, aumentare le tutele per questo lavoro nelle transazioni commerciali. Cerchiamo di fare in modo che questi soggetti non vengano colpiti da contratti capestro a cui non si possono sottrarre perché, essendo lavoratori autonomi, hanno poche alternative. Quindi definiamo normativamente ciò che non può essere compreso come, diciamo così, clausola nella transazione commerciale che colpisca questa situazione, e quindi colpiamo clausole e condotte abusive in maniera tale da tutelare meglio questa situazione. Poi prevediamo che gli apporti originali e le invenzioni di questi lavoratori siano di proprietà di questi lavoratori. L'impresa per cui lavorano, con una commessa, possono utilizzare quella capacità creativa, ma la proprietà di quanto creato è
del soggetto, quindi della persona che produce quel risultato. Abbiamo deciso di definire in termini puntuali 10.000 euro e 5.000 euro la deducibilità delle spese di formazione, di accesso alla formazione permanente e quindi tutti gli strumenti che aiutano queste professioni a qualificarsi e a rendersi più forti e autonome. C'è un elemento che io credo di particolare interesse, che è l'introduzione del fatto che sono interamente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornite da forme assicurative o di solidarietà. Questo credo vada sottolineato perché c'è un dato, un lavoratore autonomo, il rischio più grande che ha è che il suo cliente non gli paghi una fattura. Quindi abbiamo bisogno di spingere anche il mercato assicurativo a costruire uno strumento di tutela. Il modo per aiutare il mercato assicurativo o la scelta di farlo in termini mutualistici, cioè tra i componenti la categoria, è quella di dire che chi investe in una forma di assicurazione contro il rischio di non essere pagato può dedurre questo importo sul piano fiscale. Quindi io considero questo un elemento interessante di attenzione ad una caratteristica peculiare della rischiosità di quel tipo di attività. Poi naturalmente viene promosso l'accesso alle informazioni sul mercato, sui servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione, quindi prevediamo che i centri per l'impiego abbiano uno sportello specifico per questo tipo di professioni. Analogamente, informazioni e accesso agli appalti pubblici. Anche qui abbiamo promosso la condizione perché questo possa avvenire. Analogamente, intorno al tema dei piani operativi regionali e nazionali, quindi le risorse comunitarie e la loro utilizzabilità, quindi la partecipazione di queste persone rispetto a queste attività. Direi che questa parte l'abbiamo sostanzialmente conclusa. Ah no, abbiamo indennità di maternità, congedi parentali, tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Abbiamo migliorato sostanzialmente questo tipo di situazioni, da una parte eliminando alcune previsioni, per cui ad esempio l'indennità di maternità prevedeva l'astensione dal lavoro. È chiaro che per un professionista prevedere l'astensione dal lavoro è, come dire, controindicato rispetto alla natura di questa attività. Analogamente si sono migliorate tutte le tutele che fanno riferimento appunto a gravidanza, malattia e infortunio. Detto questo, possiamo passare al lavoro agile. Questa è la seconda parte di questo decreto e fa riferimento ad una discussione che peraltro è stata molto presente anche sulla stampa in questo periodo, cioè la trasformazione del lavoro, il cambiamento nel lavoro. Qui siamo di fronte ad una situazione che è già presente di fatto in una serie di realtà, che però si scontra con problemi e normative che non l'avevano prevista. Quindi questa legge prevede il lavoro agile come una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, quindi non stiamo cambiando e inventando un'altra tipologia contrattuale, stiamo solo dicendo che è una nuova modalità di esecuzione. Il lavoro agile consiste in la prestazione del lavoro subordinato che si svolge con modalità diverse, l'esecuzione delle prestazioni lavorative in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, entro i soli limiti della durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge. C'è la possibilità di utilizzare strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, l'assenza di una postazione fissa durante i periodi del lavoro svolti all'esterno nei locali aziendali. Quindi qui abbiamo cercato di cominciare a definire di cosa stiamo parlando. Dall'altro lato abbiamo affrontato il tema del fatto che c'è una responsabilità del datore di lavoro sulla sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici che vengono assegnati al lavoratore e che ci sono delle tutele per questo lavoratore che non vengono interrotte dal fatto che è un lavoratore, diciamo così, che accetta, conviene con il suo datore di lavoro di configurare il suo lavoro come lavoro agile. Ad esempio,
gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività del lavoro subordinato sono applicabili anche al lavoratore agile, che quindi non è fisicamente sempre sistematicamente in quel luogo. Sono poi definite le caratteristiche per le quali si può stipulare l'accordo di lavoro agile. Si dice in termini chiari che il trattamento del lavoratore, il lavoratore che svolge una prestazione in mobilità di lavoro agile, in modalità di lavoro agile, ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Abbiamo affrontato il tema della sicurezza sul lavoro, perché questo è uno dei problemi più seri che avevamo precedentemente, perché l'assicurazione sul lavoro era collegata alla presenza sul luogo di lavoro e quindi abbiamo costruito, anche insieme ad INAIL, una modalità assicurativa che garantisce la copertura assicurativa anche quando il lavoratore opera in condizioni diverse dal sito o dal luogo di lavoro classico. E abbiamo detto che i contratti collettivi possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile. Naturalmente questo non è tutto ciò che farà riferimento alle nuove modalità di lavoro, perché questo è un mondo che cambia in termini assolutamente rapidi, ma è un primo significativo sforzo di collegare al Jobs Act e quindi alle norme generali di regolazione del lavoro che abbiamo fatto, una parte riferita al lavoro autonomo ed una parte riferita al lavoro agile. Io credo che sia una parte di completamento molto importante, perché fa riferimento ad una area molto larga di giovani che si avvicinano alla professione, al lavoro, all'opportunità di mettere in gioco la propria capacità, la propria competenza, investendola direttamente nel proprio lavoro. Quindi il fatto che ci sia una legge che cerca di metterli nella migliore delle condizioni per approcciare questa opportunità, io credo che sia una buona risposta da questo punto di vista. Grazie Giuliano. Dario, il disegno di legge sul cinema e lo spettacolo. Brevemente, il disegno di legge sul cinema è un provvedimento che il mondo del cinema aspetta da più di qualche anno, forse qualche decennio, che interviene in modo organico, quindi non parliamo di correttivi, ma parliamo della riscrittura complessiva di una disciplina nuova di tutto il settore del cinema e dell'audiovisivo, che per la prima volta peraltro vengono affrontati da un impianto normativo insieme, mentre le precedenti norme, non parlo solo della legge Andreotti del 49, ma anche le norme successive, non avevano ancora di fronte questa integrazione sempre più forte e inevitabile tra cinema e audiovisivo. L'intervento è un intervento che aumenta consistentemente le risorse, un grandissimo passo avanti, ed è un intervento che, oltre ad aumentare le risorse, innova profondamente le regole, avvicinando l'Italia, sapete, chi si è occupato di cinema lo sa, avvicinando l'Italia ad un modello che non è il modello francese. Noi riteniamo che sia più evoluto rispetto al modello francese, forse altro perché stiamo lavorando adesso su un impianto normativo nuovo, ma che introduce alcuni principi importanti che cambiano profondamente il sistema e che ruotano attorno al principio che noi chiediamo una parte delle entrate erariali che derivano dall'IVA e dall'IRES che pagano i contenitori, e quindi le televisioni, i provider telefonici, le imprese i distributori cinematografici, cioè tutti coloro che utilizzano i contenuti, a sostenere economicamente l'intervento dello Stato a favore del cinema. Per questo viene creato un unico fondo. Fino ad oggi i contributi al cinema erano divisi in due parti, una parte attraverso il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, e una parte attraverso il Tax Credit, che abbiamo peraltro incrementato alla fine del 2015 e nella legge di stabilità 2016 per il successo importante che ha avuto in particolare il Tax Credit internazionale. Qui li unifichiamo in un nuovo fondo unico che viene appunto alimentato da una percentuale il 12% delle entrate del gettito IRES e IVA dei settori che ho citato prima, quindi non è un prelievo di scopo o una tassa aggiuntiva,
semplicemente decidiamo di uscire dalla discrezionalità con cui ogni anno i governi determinavano l'ammontare del flusso del tax credit, e quindi diciamo il mondo del cinema non poteva mai sapere con chiarezza su quali risorse fare affidamento fino all'approvazione definitiva della legge di stabilità, quindi non potendo programmare. In questo caso lo ancoriamo ad un riferimento preciso, che è il 12% delle entrate fiscali che derivano appunto da televisioni, provider telefonici e distributori cinematografici, comunque non andando sotto l'importo annuo di 400 milioni. E quindi parliamo di un aumento di 150 milioni, dato che sino ad oggi la somma delle varie voci tax credit e FUS portava a 250 milioni dopo gli aumenti consistenti che ha portato il governo Renzi. Quindi fino a due anni fa parlavamo complessivamente di 210 milioni. Noi siamo cresciuti sino a 250 milioni, oggi con questo disegno di legge proponiamo di passare a 400 milioni. In un fondo unico nel quale scompare una cosa molto discussa negli anni anche da coloro che non si occupano di cinema, scompare ogni scelta discrezionale. Non ci sarà più nessuna commissione che valuta l'interesse culturale o meno di un film, che è una norma che creava grandi discrezionalità per quanto le commissioni fossero commissioni imparziali o fatte da esperti, comunque introducevano un elemento in cui lo Stato decideva quale film era di interesse culturale e quale no. Il meccanismo diventa tutto automatico, quindi tutto tax credit, sei tipi diversi di tax credit, li troverete nel comunicato, non li elenco, per la distribuzione, per la produzione, eccetera. Il meccanismo diventa unicamente un meccanismo automatico, tranne il 15% del fondo, che è una quota nella quale resta un criterio selettivo, non sarà una commissione ma saranno alcuni esperti di grandissima fama internazionale a decidere, ma quel 15% è destinato unicamente alle opere prime, agli under 35, alle start-up nel settore del cinema e alle sale piccole, quelle particolarmente disagiate. Ma tutto il resto passa attraverso un meccanismo automatico di tax credit. E prevediamo l'introduzione di un fondo di garanzia come quello per le piccole e medie imprese, per le imprese, e soprattutto prevediamo un grande investimento per le sale cinematografiche. Uno dei problemi del cinema italiano è che si è impoverita fortemente la presenza di sale cinematografiche nel nostro paese, nei centri storici e nelle periferie urbane. I multisala non hanno la stessa funzione che hanno le sale storiche, che sono hanno un valore sociale e offrono anche spesso un tipo di cinema più di qualità, che non è lo stesso esattamente che viene offerto nei grandi multisala. Quindi noi prevediamo una serie di interventi per favorire il recupero e la creazione di nuove sale attraverso delle misure di vincolo per cinema storici, teatri e librerie storiche. Abbiamo incluso in un provvedimento di cinema anche queste due categorie. Non sto parlando di un vincolo automatico, ma parliamo della possibilità di introdurre un vincolo che sostanzialmente diventa un vincolo di destinazione per sale che hanno determinate tipologie, per il mantenimento di quelle sale. Prevediamo una parte di questi 400 milioni, una parte consistente, sarà dedicata a un intervento triennale 2017, 2018 e 2019 per le sale storiche e per la creazione di nuove sale, per interventi di ristrutturazione e di ampliamento, per i quali prevediamo anche la possibilità di avere forme di intervento urbanistico agevolate, facilitate, perché molto spesso investitori stranieri si sono fermati rispetto alla possibilità nel nostro paese, anche investitori italiani, di trasformare cinema storici perché incappavano in una serie di vincoli complicati. Nel provvedimento infine c'è una delega per il codice dello spettacolo, per questo nel titolo troverete anche spettacolo, ma la parte spettacolo è unicamente una delega. E una seconda delega di grande importanza è che prevediamo che vadano scritte norme più stringenti e con sanzioni concrete per gli obblighi di trasmissione e di investimento da parte del sistema radiotelevisivo. Oggi quelle norme ci sono,
frequentemente non vengono rispettate, per questo non vedete cinema italiano in prima serata o in momenti importanti. Noi con questa delega creeremo la possibilità con i decreti successivi di regolamentare in modo molto stringente l'obbligo di trasmissione di cinema italiano e anche le sanzioni relative per chi non lo fa. Poi nel comunicato troverete tutte le norme dettagliate. Grazie Dario, ci sono domande? Prego. Buonasera, Livia Michilli, Sky TG24. Volevo chiedere al Ministro Franceschini e al Sottosegretario De Vincenti a che punto è l'indagine interna a Palazzo Chigi sulla situazione delle statue coperte. Se è possibile una previsione dei tempi, ore, giorni, settimane, considerando che ci sono delle interrogazioni parlamentari anche al proposito. Grazie. Giorni? Si stanno chiarendo le cose. Questione di pochi giorni. Prego. Manolo Lanaro, il fattoquotidiano.it, ecco, sempre su questo tema. Ci sono dei giorni, no? Lei ha detto... Vedo che interessa molto parlare di quello che si fa per il lavoro autonomo, per i giovani a partita IVA e così via. Mi fa piacere questo, mi fa molto piacere queste domande che colgono i punti chiave della vicenda sociale del nostro paese. Questa è stata una vicenda che ha portato l'Italia, diciamo, sotto la lente di ingrandimento di tutti i media internazionali. Non stiamo chiedendo certo, insomma, cose tanto per... Però il punto che le volevo chiedere, ma è davvero credibile che una scelta organizzativa, le scelte organizzative di una visita così importante siano avvenute all'insaputa di tutti i vertici, diciamo, dei componenti del governo e che tutto sia stato affidato ad un oscuro funzionario? Questa sua domanda testimonia il fatto che non avete idea di quanto sia complesso organizzare visite di Stato di questo genere e quindi qual è l'articolazione molto complessa che viene messa in atto per poter curare tutti gli aspetti di una visita di Stato. Punto. Ci sono domande sui tre disegni di legge che oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato? Prego. Silvia Gasparetto dell'ANSA, una domanda per il Ministro Poletti. Se ci può indicare la platea a cui si rivolgerà questo nuovo strumento di lotta alla povertà e se ci saranno distinzioni di cittadinanza, solo italiani, stranieri, che stranieri? Allora, sulla platea naturalmente noi oggi ragioniamo sulle risorse attualmente disponibili previste in legge di stabilità. Quindi noi riflettiamo su un dato che sono... 280.000 famiglie, 550.000 bambini, quasi 1.150.000 persone. Quindi questo è complessivamente ciò che è prevedibile o previsto in ragione delle risorse attualmente disponibili. Naturalmente sulle tipologie di intervento stiamo scrivendo un decreto per l'utilizzazione delle risorse, quindi nel decreto puntualizzeremo tutti i soggetti che hanno titolo, non titolo. Teniamo conto che quando si interviene su queste materie dobbiamo rispettare anche le norme europee che definiscono evidentemente dei limiti di discriminazione o altro. Quindi faremo le nostre scelte dal punto di vista delle priorità, ma non possiamo, naturalmente, io credo che non dobbiamo andare contro norme generali che definiscono la natura degli interventi nell'ambito comunitario. Altre domande? Bene, allora aggiungo solo che in conclusione poi il Consiglio dei Ministri ha anche proceduto a completare la squadra dei sottosegretari e che nel comunicato stampa che sta tra poco per essere pubblicato troverete nomi e ministeri di riferimento. Grazie.